Ragazzi, questo è un video un po' speciale perché, come avrete visto dal titolo, è l'ultimo video con PES 2020, quindi il saluto a questo titolo che ci ha accompagnato tutto l'anno. Ovviamente il motivo lo sapete, perché sta per uscire PES 2021. Noi ci vediamo nel prossimo titolo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, importantissimo, perché ci siamo quasi ai 1000 iscritti. Lasciate un commento ed un mi piace per questo video. Buona visione! Words to my actions, magic in my life's everlasting. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play e oggi siamo arrivati in quest'ultimo episodio dove giocheremo a My Club su PES 2020, quindi l'ultimo episodio di PES 2020, possiamo dire anche. Ci ha accompagnato tutto l'anno questo gioco, siamo arrivati quasi a 1000 iscritti con questo gioco, quindi continuate a iscrivervi al canale e attivate la campanella, importantissimo, così quando esce un video, bling, vi arriva la notifica sul cellulare. Ma iscrivetevi, come ho già detto, perché dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti e ci siamo quasi. In questo PES 2021, appena dopo l'uscita, sicuramente ci arriviamo, quindi iscrivetevi, perché è un po' rallentata questo il numero di affluenza al canale da quando ovviamente è finita la serie con ospiti migliori pro player al mondo in My Club e non. Qui vi lascio il link, andatevela a vedere se ve la siete persi, ma suppongo che tornerete a iscrivervi perché in PES 2021 tornerà questa serie, ovviamente dedicata al nuovo titolo, dove ci saranno ospiti migliori pro player d'Italia, squadre di Serie A, squadre di Serie B, squadre straniere, e ovviamente andremo a vedere anche la classifica, questa classifica, quella del My Club, e andremo a pescare i migliori, quelli che stanno più in alto, come abbiamo fatto quest'anno, quelli che ovviamente hanno piacere di essere intervistati, e li intervisteremo su tattiche, formazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciance, andiamo a giocare l'ultima partita di questo PES 2020 su My Club, ovviamente con mia telecronaca. Lasciate un mi piace, ragazzi, lasciate un mi piace per questa squadra, per quest'ultima partita. Io vado a giocare con Handanovic, Varane, De Ligt, Beckenbauer, Baresi come esterni, anche se sono difensori centrali, diciamo posizionati all'esterno del campo. A centrocampo tre mediani, Pirlo, Vieira e Beckham. Dietro le punte Messi, e appunto le due punte sono Cristiano Ronaldo e Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere cosa succede in quest'ultima partita, speriamo di concludere bene. Ragazzi, PES 2021 esce tra 4 giorni, quindi si continua con PES, con il nostro gioco, con il gioco che preferiamo, e speriamo che quest'anno riusciamo ad arrivare a questi benedette 1000 punti. Io sono arrivato massimo 8,50. Spero che in questo PES 2021 riesco a toccare i 1000 punti, anche che dopo scenda, a me basta che li tocco. Dai, sono tutti in forma. Ancoraggio su Ronaldo, difensivo su Vieira, contropiede su Messi e gegenpressing. Io non gioco a PES da 20 giorni, ragazzi, quindi speriamo che mi ricordo come si fa. Vi dico la verità, in questi 15 giorni, 20 giorni ho giocato ad altri giochi e penso che l'anno prossimo, cioè con questa nuova stagione intendo, porterò anche altri giochi sul canale. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche vedere, che ne so, uno Spider-Man su PlayStation 5 quando uscirà, o comunque altri giochi in generale, che una Formula 1, o mi piace molto UFC, quello di MMA. Fatemi sapere se vi piace, anche perché sono tutte cose che hanno la modalità carriera, quindi fatemi sapere se vi piacerebbe anche vedere questi giochi. E ovviamente anche mi piacerebbe portare anche un po' di FIFA, per quanto riguarda almeno la carriera allenatore, che di FIFA è carina, anche perché c'è la Champions, eccetera eccetera, anche se il gameplay è quello che è molto meglio PES, ovviamente, per quanto riguarda il gameplay. Siamo pronti, inizia quest'ultima partita di questo PES 2020. Io cercherò di non fare proprio tagli, quindi di farvi vedere la partita per intera, casomai vi faccio solo dove proprio non c'è niente da vedere, in azioni spente. Larga molto bene per Vieira. Beckham si va da Messi
Maradona cerca di scambiare con Ronaldo, l'aveva stoppata, rimane lì il pallone, il tocco per Maradona è buono, si gira, ma era completamente spalle alla porta. Ci ho provato con R2 quadrato, sapevo che non sarebbe andato, però ci ho provato. Il nostro avversario cerca di far girare il pallone con Rijkaard, un attimo di lag, poi Ronaldinho, Vieira sottrae il pallone a metà, Puyol, Maldini, Vieira ci arriva molto bene, Maradona, il tocco per Messi, ha visto Ronaldo, prova il suggerimento, è buona per Ronaldo, Oliver Kahn suppongo sia, fa un miracolo, dovevo fare il pallonetto, non sono stato abbastanza pronto con i riflessi, calcio d'angolo, David Beckham, battere questo calcio da fermo, è buona per il contropiede avversario, Ronaldinho si gira, fa viaggiare Allan, Beckenbauer, il tocco verso Allan, Beckham ferma Ruud Gullit senza alcun problema, Messi però perde il pallone, lì stavo cercando di fare un movimento che faccio spesso a FIFA. Questa abitudine dopo un 15 giorni di FIFA giustamente ti viene da fare le cose che fai a FIFA. Dai, dai, non devo giocare come FIFA. Ronaldo riesce a girarsi, trova Vieira come muro. Messi si gira bene, fa viaggiare Vieira. Maradona ha visto l'inserimento di CR7. È buona per Ronaldo. Ronaldo con il destro! Cristiano Ronaldo! L'1-0 per noi. Fantastico lancio di Diego Armando Maradona. Gullit provano il kick-off glitch. Beckenbauer riesce a servire abilmente Vieira, quindi si va da Andrea Pirlo, il tocco per Messi, Vieira riesce a toccare per Maradona, si va da Messi, è buona per Ronaldo, Ronaldo no, Puyol arriva da dietro e strappa il pallone, Vieira toglie la palla a Ronaldinho, recupera però Puyol sul lancio in avanti di Vieira, quindi Ronaldinho fa servire Del Piero, Pirlo va vuoto, alla fine recupera il pallone, serve Vieira, calcio di punizione proprio per noi perché Pirlo subisce fallo. Handanovic va a cercare la testa, anzi il piede di Ronaldo, anche dalla parte opposta Ronaldo sfugge, Gullit di tacco, scambia proprio con il portoghese. Errore però di Ronaldo che fa viaggiare Maradona. Maradona si gira molto bene, il tocco per David Beckham, per Maradona, azione bellissima, peccato, non sono riuscito a concludere alla fine. Quindi il tocco ancora ce l'abbiamo. Dobbiamo solo concentrarci e giocare come si gioca a PES, non come si gioca a FIFA. Beckham va a servire Messi, quindi Beckham, quindi il tocco per Ronaldo, Maradona scambia con Ronaldo, non riesce ad arrivare, anzi sì, alla fine Ronaldo, il raddoppio della nostra squadra, un po' fortunoso come gol, però è sempre un gol, doppietta di Ronaldo. Poi vi faccio vedere quanti gol mi ha fatto Ronaldo quest'anno e mi dite quanti gol ha fatto il vostro Ronaldo. Andiamo a vedere dopo chi sono gli attaccanti più prolifici. Si va in avanti da Messi, ha visto Diego Armando Maradona. Spazzano, però il pallone arriva a Vieira, quindi Ronaldo fa viaggiare molto bene Andrea Pirlo. Si va da Maradona, si torna da Pirlo, quindi Ronaldo, tocco per Maradona, recupera Puyol, l'unico difensore che ho sempre voluto e non ho mai trovato in questo PES 20. Vieira recupera,
Messi fa viaggiare Maradona, non riesce a spizzare questo pallone. Con un po' di fortuna la palla arriva al Digno dall'altra parte. Attenzione al brasiliano, Ronaldinho, ce l'ha sul destro, destro debole, Handanovic. E il gol di Ronaldinho dalla lunga distanza. Questo gioco PES, appena fai un errore ti puniscono. De Ligt va a servire Beckham, il tocco per Ronaldo di testa per Messi, è ottimo il suggerimento, non riesce a saltare Van Dijk. 2-1 al primo tempo, partita equilibrata, due occasioni nitide che abbiamo sfruttato, un po' di sfortuna sia per noi che per il nostro avversario, quindi partita super equilibrata per ora. Beckenbauer torna da Pirlo con il sinistro, riesce a servire molto bene Leo Messi. Ronaldo ancora si va da Messi. È molto confusionale, più confusionale PES di FIFA comunque, eh? Sull'online ovviamente. Però i movimenti del giocatore, come si muove la palla, è meglio PES. Oddio mio, che cos'è successo? Haaland pareggia. Oddio mio, ragazzi, su FIFA non mi è mai successo comunque. Oddio mio. Non so cosa sia successo, una cosa assurda comunque. Oh mio Dio, sono cominciati i rimpalli. 2-2, sono cominciati i rimpalli fenomenali. E dai, ma quante possibilità c'erano che andava a prendere proprio il difensore il passaggio? Quante possibilità? Una su un miliardo, quante ce n'erano? Aveva il campo, aveva. Ma porca puttana! Baresi, Beckham. Tocco per Vieira, quindi Messi, Pirlo, si va da Ronaldo. Oh, e che cazzo, assurdo. No, niente, neanche se premi in tempo il giocatore non ce la fa a passarla, no, gli servono 3-4 secondi per passare il pallone, non si riesce a passare velocemente, avete notato? Io spero che abbiano risolto questa cosa. Nel momento in cui premi X subito devi dare il pallone. Sì, è passato, ma no, meno male. Oh, che cazzo! Basta rimpalli! Ronaldo, Messi non riesce a controllare. Madonna, guardate che è successo il gol per noi, ma no, scusami, mi dispiace, mi dispiace, scusami. Però l'autogol non me lo faccio, col cazzo, l'ultima partita della stagione la vogliamo andare a vincere. Comunque gol assurdo, questo è PES, ragazzi. Ha messo in pausa, probabilmente mi scrive, però fratello mio, se mi scrivi mica è colpa mia. E il gioco è PES. Evita di fare il kick off glitch, che questo veramente è una cosa non tanto carina. Pirlo tocca per Messi, Maradona, si va da Ronaldo. Ronaldo, Maradona. Fermato, quindi Baresi, Gullit,
Ronaldo la mette in mezzo, Handanovic, non riusciamo a fare i cambi perché la palla non va fuori. Non abbiamo fatto nessun cambio. Vieira, si va da Messi. Ronaldo, il tocco per Maradona. E l'azione era bella, ci riesce a fermare proprio all'ultimo istante. Fallo, riusciamo a fare i cambi all'80esimo, comunque cambi importanti ci consentono di eventualmente mantenere il risultato. Ronaldo, serve bene Batistuta, il tocco per Ronaldo. Si riesce a girare, questo è calcio di punizione. Non fischiato. Varan si va da Baresi, quindi il tocco per David Beckham. Messi che non riesce a servire, aveva tutto il tempo, ma non riesce. Umtiti, Nainggolan si gira, Batistuta non riesce ad appoggiare delicatamente verso Messi, ma calcia con forza il pallone, non so perché. Varan, Nainggolan, Beckham alza questo pallone, si va da Ronaldo, non riesce a indirizzare verso Re Leone, quindi ricomincia la squadra avversaria. Meno male che recuperiamo subito. Nainggolan, quindi Messi scambia con Nainggolan, il tocco per Ronaldo, con il sinistro Oliver Kahn riesce a bloccare la conclusione del portoghese. Finirà qui probabilmente la partita, anche se questo PES è strano. È finita, arbitro, no, no, l'ultima azione, no, 92 minuti, e il gol, ragazzi, questo è PES, 93 minuti, ragazzi, all'ultimo secondo dell'ultimo minuto pareggia il mio avversario. C'è più probabilità di fare gol al 90esimo che non di fare gol durante la partita. Questo è PES, questo è PES, e io spero che abbiano risolto queste cose. Perché c'è, ascoltate queste mie parole, c'è più probabilità di fare gol al 90esimo che non durante tutta la partita. Cioè al 90esimo è sicuro, un gol ci deve essere. Che sia quello del 4-1 per gol della bandiera al 90esimo, o che sia quello del pareggio o quello della vittoria, notate, al 90esimo nel recupero il gol ci deve essere sempre, sempre, c'è sempre. E questa cosa secondo me non è realistica, perché nella realtà il gol al 90esimo c'è una volta ogni tanto, c'è il gol al 90esimo, non sempre. Ripeto, che sia quello del pareggio, che sia quello della vittoria, che sia il gol della bandiera, ovvero sto vincendo 4-0 e fanno il 4-1 al 93esimo e i minuti sono 2, non 3, ma comunque il gol nel recupero c'è sempre. A voi vi succede? Fatemi sapere nei commenti se a voi vi succede. Ragazzi, io come sempre vi invito a scrivere nei commenti tutte le vostre lamentele verso PES, tutto quello che vorreste in PES 2021, magari c'è qualche sorpresa nuova che non ci hanno detto, le vostre speranze, i vostri timori per questo nuovo titolo e insomma tutto ciò che riguarda Konami o PES lo potete scrivere qui nei commenti. Fatemi sapere se anche a voi succede questo fatto che ho detto poco prima dei minuti di recupero, del gol nei minuti di recupero. Fatemi sapere se avete comprato PES 2021 e in tal caso quale edizione avete preferito prendere. Io ve lo dico, ho preso quello della Juventus, non perché sono juventino, ragazzi, io sono romanista, però c'è CR7, quindi secondo me il re è il meglio di questo gioco, nonostante tutto. Vi ho promesso che andavamo a vedere quanti gol mi ha fatto il re, e lo andiamo a vedere subito. Io la prima versione di Ronaldo che ho trovato è stata direttamente questa che ho. Eccola qui, 99 che in punta diventa 100, con 535 partite giocate, 549 gol, 254 assist, ragazzi. Una bestia. Per dirvi, se noi andiamo a vedere Messi, però Messi l'ho preso un po' dopo,
Infatti 203 partite giocate e 97 gol. Ronaldo è una bestia, non c'è uno che ha segnato di più in tutti i miei giocatori. Lui segna sempre, segna di continuo. Bene ragazzi, detto questo, io con piacere e anche un po' con dolore chiudo questo best 2020 e vi do appuntamento tra 4 giorni, quasi 3 giorni ormai, ovvero il 15 settembre, con PES 2021. Io porterò subito il video, il primo video di PES 2021. Sono indeciso se iniziare con un campionato master o col MyClub. Credo inizierò con il MyClub perché voglio aspettare i file option e voglio aspettare il calciomercato aggiornato per fare il primo campionato master. E non so con chi lo faremo, ma credo che lo farò con la Roma, credo. Quello che è sicuro è che appena uscirà il gioco, il giorno stesso dell'uscita del gioco, vi porterò un video aggiornamento con prime partite su MyClub, spacchettamenti di o 2000 o 3000 monete che mi caricherà in automatico con l'acquisto della Club Edition della Juventus. Insomma, andremo a vedere questo PES 2021, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo di iscrivervi al canale, come vi ho già detto, attivate la campanella, lasciate un bel mi piace, importantissimo, e commentate, commentate, commentate. Per questo video è tutto, per questo PES è tutto, dal vostro Simo Play, un abbraccio, bella regaz!